Avanti, avanti, e innanzi dovigì quando Bedì sbracciasse un pizzardone e De Paolo Lumattu t'accorgì che dirigea il straccio e confusione. A di lo vero, in 4 e 4 8 mettea tutti andi a posto con un fischietto e spissure filago e sciamarotto se ci staea chi non arava dritto. Chi era Paolo Unito? Un trovatello, capitato a Riete un po' per caso. Que uno l'aiutava come un fratello, que andro malignà che era da naso. Era devoto e nella precisione de Sant'Andò de Padua, ringraziato, lo edite ingollà per devozione lo Cristo in croce come un figlio amato. Reggea la croce e ci appoggia lo capo come alla spalla dello genitore. Lo padre, che non aveva mai conosciuto, era per esso Cristo Redentore. E quando dalla voce della gente sippi la fine che gli era toccata, lo Cristo in croce mi renne in mente e la faccia di Paolo martoriata. Lo reiddi fratello penitente, l'occhi chiusi, lo capo abbandonato, tanto vicino a Cristo sofferente, a casa dello padre ritornato. Ragazzo in qualche modo si sia perso, no? Questa mi pare la domanda fondamentale, come possa essere scomparso rispetto alla propria storia, alla propria famiglia, ai propri cari, alle persone che lo conoscevano. Ma mi sembra che la struttura dell'ospedale psichiatrico, proprio così come era stato pensato, che può portare a questo. La lotta allo stigma è parte della lotta alla malattia mentale, al disagio mentale, al disturbo mentale, perché se io penso di avere una malattia mentale, mentre se penso di avere una qualunque altra malattia, naturalmente c'è la paura di averla e quindi uno ha delle difficoltà a fare le analisi, eccetera, insomma, a pervenire a una diagnosi. Per la malattia mentale questo problema, che è per tutte le malattie, viene centuplicato, perché se io comincio ad avere dei comportamenti strani, oppure ho dei sintomi strani, sento magari nelle orecchie delle urla o delle voci o qualcuno che mi dice qualche cosa di terribile, io ho paura di che cosa posso avere. E allora magari cerco di nasconderlo a me stesso, e se lo nascondo a me stesso lo nascondo agli altri. Al di sopra, al di fuori di tutti quelli che in cui insistevano molto sulla diagnosi, sulla malattia mentale, c'era sotto un uomo, e anche Unito Paolo era un uomo, aveva una storia difficilissima, perché era un NNN, cioè non aveva né padre né madre. Dire esattamente che diagnosi e che malato era Paolo, io non me la sentirei, perché Paolo era un ragazzo sbandato, senza padre né madre, abbastanza intelligente, sebbene sulla cartella clinica per esempio c'è scritto la diagnosi è disturbi del contegno in frenastenico significa deficiente. Per me Paolo non era per niente deficiente. Ed era un ragazzo sveglio. Io avevo con me qui, nella mia casa, non so se l'avete conosciuto, un nipote, Stefano, che viene spesso ancora qui, il quale giocava con Paolo e che diceva
E quelli sono, questi sono i matti. Si meravigliava. Paolo, il matto. Matto, matto è una definizione impropria. Matto che cosa significa? Non era certamente lui. Lui era un ragazzo, un povero emarginato, senza famiglia, senza punti di riferimento, vissuto in situazioni precarie dalle quali sono nati via via i disturbi comportamentali che lo hanno portato allora in ospedale psichiatrico. Ma assolutamente oggi farebbero ridere i disturbi per i quali lui era stato ricoverato. Anche lui aveva conquistato spazi di libertà, tant'è vero che usciva dall'ospedale, andava in giro, frequentava anche la città stessa. Ecco, è un personaggio pure che mi è rimasto molto impresso, sfortunato, senza famiglia, così, senza punti di riferimento, ripeto, che avrebbero potuto sostenerlo in momenti di difficoltà, ma era solo. Paolo Nito non era un pazzo, non era un malato mentale, era soltanto un giovane stravagante e estremamente simpatico, tra parentesi, che non aveva niente a che fare con la malattia mentale, ma per i motivi che lei ha citato si trovò ricoverato in ospedale psichiatrico come altre persone non affette da autentica malattia mentale, ma non avendo altre possibilità, no, di vivere in ambienti extraospedalieri, venivano ricoverati presso l'ospedale psichiatrico, anziani oppure anche giovani con note o con aspetti di disadattamento, ma reattivi alla situazione ambientale esterna, perché non venivano accettati all'esterno per stravaganze, magari per cose che uscivano, secondo la concezione, la visione del tempo, considerate anormali, ma che anormali non lo erano. Paolo Nito, che è stato uno dei personaggi che ha caratterizzato, sia pure in modo drammatico, perché diciamo così, ha fatto una brutta fine, era, diciamo così, un personaggio che il pubblico di Rieti sentiva suo, aveva adottato in un certo senso, perché Paolo Nito era un trovatello che purtroppo ha avuto un'infanzia infelice e quindi diciamo così è vissuto e ha interpretato la vita un po' a modo suo. Io lo ricordo soprattutto quando la processione di Sant'Antonio, nelle famose processioni tradizionali reatine, egli portava il Cristo davanti alla processione, e io in questo atteggiamento l'ho ricordato anche in questa mia composizione. Riaprire una pagina troppo frettosamente dimenticata per invitare alla riflessione, per la comprensione autentica dell'altro, che è una persona e che pur nella difficoltà, nella fragilità, resta una persona, non dimenticando che ciascuno di noi può trovarsi, se non oggi, domani, nelle condizioni dell'altro. Esatto, no, io divertente, tra l'altro questo testo mi ha stimolato molto a scrivere questa canzone, ma sì, penso che poi appunto è una storia mai chiusa, ma non solo questa di Paolo, questa della psichiatria in generale, una storia mai chiusa che va riaperta, vanno affrontati diciamo nuovi discorsi su questa cosa. La cosa importante è questa: siamo tutti un po' matti, ma siamo tutti persone, tutte un po' persone, ma tutti matti realmente. Io penso questo, insomma, siamo tutti così vicini e ci vuole questo incontro assolutamente. Io direi di concludere con il tuo saluto e, perché no, con l'ascolto di un brano di Paolo il Matto. Esatto, buon salve a tutti, da buon Mattarello vi saluto con questa canzone. Paolo uscì, occhi ridenti, compasso ondeggiante, sorriso di denti, nel giorno che chiama, parole roventi, sorrisi bugiardi.